Francesco Bardelli, Gianluca Grechi, Antonella Bonucci, Loredana Capitanucci, Mario Caroli. Sono i nuovi 5 primari pronti a lavorare in 4 su Iesi e una su Fabriano. Dunque più personale per la sanità marchigiana, annuncia il presidente della Regione Marche Ceriscioli, e anche l'adozione di innovazioni tecnologiche per combattere le liste d'attesa. Allo studio l'applicazione del bonus malus. Un percorso molto importante su liste d'attesa, aumentata la produzione, migliorato fatte emergere le agende, resi disponibili più punti di accesso che stanno crescendo notevolmente. La chiamiamo l'arma finale sotto questo profilo, dopo aver fatto questo lavoro, dopo aver assunto i medici, migliorato le tecnologie, è il bonus malus. Lo dico perché è importante che si capisca che è l'ultima arma. Nel momento in cui non viene rispettata il tempo previsto per la priorità data alla prestazione, questa viene comunque fornita. E questo è il bonus attraverso il meccanismo, diciamo, dell'orario aggiuntivo che fanno i medici, e il pagamento questa volta non sarà a carico del cittadino ma del sistema, ovvio nel momento in cui non ti ho dato nei tempi dovuti la risposta. Il malus è per tutti quelli che prenotano e non usano la risorsa, che pagheranno loro. Il bonus per quelli che invece sarebbero stati disponibili per quel giorno non sono potuti andare semplicemente perché qualcuno non ha sprenotato. È logico che oggi è più facile portare avanti questa iniziativa nel momento in cui rendo più accessibile la prenotabilità e la cancellazione.